Ho mentito. Questo è solvente. Cazzo, sta merda brucia davvero. Ridimi un po', chi è che cerchi? Raymond Kemp. Quella me la ripaghi, T-Bone! Guarda che gli devi $100. Ciao, Ray. Ti ho detto di abbassare la... Stronzo! Direi che le presentazioni sono fatte. Ascoltami bene. Io ti avverto. Il tuo essere qui attira l'attenzione su di me. Ho alcune informazioni. Bene, buon per te. Il problema è che non so decriptarle. Così sono venuto alla fonte. Oh, merda! Allora sì che hai attirato l'attenzione. Siamo stati attenti. Siamo? Dammi una buona ragione. Perché quella non ci farà certo diventare amiconi. Qualcuno voleva uccidermi. Ma ha ucciso i miei nipoti. Quello che c'è in quei file mi condurrà ai colpevoli. Scoprirò tutto con o senza di te. Ma con te sarebbe molto più facile. Allora facciamo un patto. Secondo te resto in questo buco per il paesaggio? Da quando quei bastardi mi hanno silurato, sto cercando un modo per rientrare. Mi serve solo qualcuno che inietti uno spyware nella loro rete. Se fosse così facile, l'avresti già fatto. Anche se fosse stato difficile, l'avrei fatto da un pezzo. Ma per me è impossibile avvicinarmi al perimetro senza far scattare tutti gli allarmi. Hanno il mio profilo biometrico e le mie otturazioni allertano immediatamente la sicurezza. Posso aiutarti. Ma dopo... Vieni con me a Chicago. Ah, davvero? Seguimi. Bel posto. Mi intendi proprio di... arte. Quella è una trappola esplosiva. Se non sai riconoscerle, non sei abbastanza paranoico, amico. Ne ho diverse perché... vedi... se mi hai trovato tu, presto mi troverà anche qualcun altro. Diamoci dentro. Senti, non ho molto tempo a disposizione. Prima riusciamo a togliere di mezzo questo. Mi sa che non hai capito proprio un bel niente, amico. Chicago è gestita da un software creato per cercare gente. So bene come pensa il CTOS, perché sono il suo cazzo di paparino. E tiene ancora la mia foto nel portafogli.
Quindi, se non cancelli i miei dati biometrici dal sistema, io non ti servo proprio a niente. E per quanto riguarda la mia arte, se combini un casino, devo prepararmi alle conseguenze, ok? Ecco, ti faccio vedere. Pronto? Attento! Oh là là! Tremava tutto! Oh, mi ha dato un brivido! Dai, prova! Datti una mossa e fallo esplodere! Sì! Niente male, vero? Ehi, se ti salta un braccio, te ne scolpisco uno nuovo! La tua fiducia è incoraggiante. Oh, scusami! Sono qui per tirarti sul morale? Dai, dai, dai! Credo proprio che tu abbia frainteso il nostro rapporto. Sei un'opportunità. Tu mi aiuti e io ti aiuto. Sei tu che non hai capito. Ti ho trovato ubriaco al Jazz Bar che brindavi al tuo glorioso passato. Non sono un'opportunità, sono la tua sola chance. Sai che c'è? Mi sa che mi piaci, ma non siamo amici. Prima di tutto mi serve dell'hardware della Bloom. È un po' che sono fuori dal giro. Devo capire come funzionano gli scanner. Vuoi che entri nella Bloom? Non ancora. Qualcun altro ha già rubato l'hardware delle talpe. È roba che vale sul mercato nero. Comunque li ho trovati. Diciamo che sono dei grandi fan del secondo emendamento. Ti presto un fucile. Ti potrà servire. Fai un salto alla pompa di benzina per me? Le bande di Pawn mi hanno sequestrato tutto. Mi serve che vai a riprendermi il camion. Sono a Merdopoli, stato del Merdiland, per fare amicizia con un cyber terrorista reticente. Purtroppo mi serve il suo aiuto. Non solo con i file. Se sarà necessario, lo userò contro Damien. Rispetterò il mio patto. Stai facendo sudare, tipo. Devo avvicinarmi. No, sta per saltare in aria. Ehi, hai visto che roba? Siate a cercare. Ma come cazzo? Attenzione. Ehi, state attenti! Gli esplosivi potrebbero essere difettosi.
attenzione. Andate a cercare. Controllo altrove. Qua nada. Controllo altrove. Controllo lì. Non vedo niente. Attenzione. Cercatelo, nella parte. Qui non c'è niente, andiamo. Non vedo niente, proseguiamo. Prolo lì, libera, vado a cercare di là. Non vedo niente, proseguiamo. Qui nada, controllo altrove. Occhio! Trovatelo, quello stronzo non è lontano. Occhio! Via libera, vado di là.